dopo quasi un anno dall'introduzione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, cominciamo ad avere sufficienti dati per valutarne l'efficacia e la sicurezza sia in corso di gravidanza che in corso di allattamento. Per quanto riguarda la sicurezza della vaccinazione in gravidanza, è ormai stato visto su un numero molto ampio di donne, oltre 100.000 negli Stati Uniti, che la vaccinazione non aumenta il rischio né di nascita prematura, né di neonato nato con malformazioni congenite, né di neonato di basso peso. E anche la vaccinazione nel primo trimestre non aumenta significativamente il rischio di aborto spontaneo, né utilizzando il vaccino Pfizer né utilizzando il vaccino Moderna. A proposito della vaccinazione nel primo trimestre, però, è opportuna fare una precisazione. È noto che la vaccinazione provoca febbre, soprattutto la seconda dose, in circa il 25-30% degli individui, sia nelle donne gravide che nelle donne non gravide. A questo proposito, siccome la febbre nel corso del primo trimestre di gravidanza può, seppure in rari casi, associarsi a malformazioni congenite, l'Istituto Superiore di Sanità a oggi raccomanda certamente la vaccinazione nel corso del secondo e terzo trimestre di gravidanza, mentre per quanto riguarda la vaccinazione nel corso del primo trimestre viene raccomandata una valutazione del rapporto tra beneficio e rischio con il proprio medico curante. Per quanto riguarda l'efficacia della vaccinazione in gravidanza, anche qui i dati si stanno progressivamente accumulando. I dati migliori li abbiamo da Israele, che è oggi il paese più avanti con le vaccinazioni in corso di gravidanza. E qui si è visto molto bene che la vaccinazione protegge la mamma gravida dall'infezione da SARS-CoV-2. L'incidenza di infezione scende dal 3% a meno dell'1% nelle donne vaccinate, e in corso di gravidanza la vaccinazione protegge molto bene contro l'infezione grave e contro il rischio di ospedalizzazione. Inoltre, la risposta immunitaria nella donna gravida è assolutamente equivalente alla donna non gravida. E si è visto che gli anticorpi prodotti dalla mamma possono anche passare al neonato, sia attraverso il cordone ombelicale, sia in quota minore attraverso il latte materno. In particolare, per quanto riguarda il passaggio di anticorpi nel cordone ombelicale, si è visto molto bene che il passaggio è maggiore se passa un certo tempo tra la seconda dose di vaccino e il parto, quindi se la vaccinazione non è effettuata subito prima di partorire, ma con un po' di anticipo, almeno 8-10 settimane. In questo caso il transfer anticorpale attraverso il cordone ombelicale è significativamente maggiore. Per quanto riguarda gli anticorpi nel latte materno, ci sono, seppure in misura minore che nel sangue della mamma e nel cordone ombelicale, e potrebbero anch'essi contribuire a proteggere il bambino. Se una donna non avesse fatto in tempo a vaccinarsi in corso di gravidanza, può comunque vaccinarsi in corso di allattamento. È stato ormai visto in numerosi studi che la vaccinazione non comporta effetti collaterali per il bambino, in particolare le componenti del vaccino non vengono ritrovate nel latte materno, ma il vaccino viene quasi subito inattivato nel muscolo della mamma dove viene effettuata l'iniezione, e anche in corso di vaccinazione durante allattamento vengono prodotti anticorpi nel latte materno che quindi possono passare al bambino e possono eventualmente favorirne la protezione contro l'infezione. Per quanto riguarda gli effetti collaterali della mamma, sono gli stessi della mamma non gravida o che non allatta, quindi il dolore nel sito di iniezione, la febbre e un po' di rossore. Un'unica cosa diversa è stata segnalata, cioè una maggiore incidenza in circa il 10% delle donne, 10-15%, di riduzione dell'allattamento, della quota di latte prodotta per circa 48-72 ore. È un effetto collaterale che comunque valutiamo lieve. Si autorisolve dopo appunto 2 o 3 giorni e generalmente non provoca altre problematiche in corso di allattamento. Quindi la vaccinazione durante allattamento è anch'essa sicura, sia per la mamma che per il bambino.